punto che soprattutto con i più giovani che vengono attratti al fascino mafioso deve essere affrontato, e non bastano incontri sulla legalità, perché guardi, di legalità neanche la mafia, se la legalità è soltanto un fatto formale, cioè ad infrazione formale corrisponde una sanzione, ma da questo punto di vista non vi è organizzazione più legale della mafia, dove la sanzione è certa e indefettibile. Il discorso è un altro, bisognerebbe educare alla giustizia, cioè ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ripristinare quel senso di bene e di male che forse è la radice vera, profonda del consenso alla mafia. Grazie. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Mario, ho fatto il volontario del Segambrigio di Salerno. Però ha fatto il volontario? Mario. Sì, ma dove ha fatto il volontario? Il volontario ha fatto la zona Mascomatte di Napoli. Sì. Tuttora opera nella zona di così, della Vestana, terra dei pupi, che il magistrato di Castelvetrano conosce bene, no? Allora io nel 1973 mandai a fare volontario in una zona famosa Giovanni Duccio, e così la gente mi considerava una specie di marziano. Andare in quel posto sembrava andare in un altro mondo. Ora sinceramente, nonostante la buona volontà di magistrati e polizia, non penso assolutamente che la camorra si possa vincere soltanto usando metodi repressivi. E così una volta un convegno si è organizzato a Parco Verde a Caivano, ho fatto una proposta che per me sembra logica, anche se forse i magistrati non la ritengono opportuna, cioè è questa: per cercare di così in qualche modo eliminare la camorra, io proporrei una specie di amnistia generale in cambio di ravvedimento perpetuo, ecco, una specie di trattativa, dire un po' a questi boss che hanno due opportunità: o morire ammazzato o finire in carcere, guardate, conservate un po' i vostri beni e cercate insomma di convertire, di fare qualcosa. Poi volevo chiedere un po' come si può pensare così di combattere la mafia quando ci stanno famiglie che vanno sotto usura, e il magistrato lo sa, per 1.000 euro e devono pagare 400 euro al mese, mentre lo Stato, adesso ricordo all'altro governo Monti, ha speso milioni e milioni per fare pubblicità all'omosessualità, ecco, parlando chiaramente con quella. Mi chiedo un poco, cioè, sono state a conoscenza di queste dramme, ecco, vorrei sinceramente. Sulla questione dell'usura le farei rispondere dall'avvocato Zara. Pronto? Sì, sono qui. L'unico sistema per potersi salvare dall'usura a chi è entrato in questo grosso problema è quello della denuncia. Ci sono tutte le norme idonee a poter salvare le persone che stanno sotto usura. Chi denuncia ha la possibilità di poter chiedere un sostegno economico da parte dello Stato, il quale concede un mutuo a tasso zero che potrà l'imprenditore, colui che è sotto usura, può riutilizzare per immettersi nuovamente nell'ambito, quindi nel mercato. Però prima di tutto ci deve essere la presa di coscienza, quindi la persona deve capire che per uscire da quel problema l'unica strada da intraprendere è quella di avere un po' di coraggio e di denunciare lo strozzino, denunciare l'usuraio, senza la quale lo Stato, ahimè, non può assolutamente dare una mano ad aiutarlo. Grazie, ma invece sulla questione, diciamo, più generica del volontariato, visto che si parlava della terra dei fuochi, di quella zona, lei ritiene anche lei che sia difficile, cioè che ci sia visti come marziani quando si tende a operare nel sociale gratuitamente, oppure assolutamente. Non so negli anni 70 come venivano viste le persone, ma adesso assolutamente non è così. Già, come le ho detto prima, già dagli anni 80 ci sono state delle persone, delle associazioni che hanno iniziato a parlare di camorra in periodi estremamente bui, cosa che stanno continuando a fare soprattutto l'associazione Libera e il Comitato Don Peppe Diana. Ma
voglio aprire una piccola parentesi, tenuto conto che me l'ha chiesto sulla terra dei fuochi. È un problema immane, qui muoiono tutti i giorni dai bambini di un anno alle persone più adulte per tumore. Diciamo, abbiamo visto un'assenza totale sotto questo aspetto da parte dello Stato. Ma il motivo è che ci sono che vengono interrati i rifiuti tossici? Sì, il motivo, uno dei motivi è questo. Il problema che non vuole essere ancora, almeno fino ad oggi, ancora risolto, è che lo Stato dovrebbe identificare e questi luoghi, queste zone dove tali rifiuti sono stati sotterrati, per delimitare e per evitare che si continui a produrre verdura o ortaggi in queste zone. Quindi chiudere l'attività agroalimentare questi terreni. Nel caso contrario, noi continueremo a mangiare, ma non solamente chi vive in queste zone, ma in tutta Italia e forse anche in tutta Europa, prodotti altamente inquinati. Questa soluzione sicuramente non la potranno trovare le associazioni. Le associazioni possono accendere i riflettori, possono dire venite qui, venite a controllare, ma chi lo deve fare è lo Stato e il governo. Sono i vari ministeri che dovrebbero intervenire, ma al più presto, prima che sia troppo tardi. Grazie. Pronto? Pronto? Sì. Un attimo, che sta succedendo qui? Stanno alzando il tiro verso un qualcosa di apparentemente vero, ma qui c'è del marcio, perché più vera di questa cosa è che a Napoli, nelle terre del fuoco, è vero che ci sono i rifiuti e lì vengono coltivate le varie ortaggi per poi essere messe su un terreno che sotto ci sono i rifiuti tossici, è vero, ma la verità del bario, della nanotermite, quella che hanno usato nelle torri gemelle, il bario, il ossido di titanio, il quarzo che viene seminato dagli aerei tutti i giorni, 24 ore su 24, questa verità che fine fa? Allora che sta succedendo? Patriciello è uno strumento in mano al potere per aggravare ancora di più la situazione? È vero che ci sono queste scorie, che si muore e tutto, ma qui c'è il pericolo più grande, che questa verità non viene proprio presa in considerazione. La mafia ad un certo punto ha avvelenato i pozzi per cui è andato tutto in manovra. Signori miei, ravvedetevi da ogni cosa e cercate di credere che la rivolta la si fa con la conoscenza, con l'etica. Mettersi in chiaro è che più si conosce e più si ha l'opportunità di poter contrastare il nemico. È l'unica cosa. Capito? Discernere qualsiasi cosa, discernere, discernimento. Ciao.